Nella lunga lista di principi, filosofi, scrittori, artisti e intellettuali, uno dei primi ad innamorarsi proprio dell'isola di Capri fu Tiberio. Tiberio era l'imperatore romano sotto il quale fu ucciso proprio Gesù. E qualcuno ha scritto che per placare il suo tormento gli apparve lo spirito essenza dell'isola, che gli disse di trasferirsi a Capri e quindi di abbandonare la vita politica. Fatto sta che lui fece costruire ben 12 ville e noi stiamo entrando proprio in una di queste, un luogo magico. Seguitemi. Eccomi dentro Villa San Michele, dove sto per incontrare il console Peter Cottino, sovrintendente della villa. Buongiorno. Piacere. Dopo Tiberio, un altro grande amante di quest'isola, arrivò qui e decise proprio di costruire questa splendida villa, che tra l'altro è una delle 12 dell'imperatore. Ecco, ma chi era Axel Munthe e cosa c'entra console con la linea verde? Bene, allora Axel Munthe certamente è un personaggio che rappresenta l'insieme delle bellezze di quest'isola. Era filantropo, era scrittore, era un artista, un architetto, un costruttore, ma soprattutto era un animalista convinto. Infatti, dopo aver vissuto nel corso degli anni, è stato quasi tutta una vita intera ad Anacapri, sull'isola di Capri, ci sono una serie di episodi che ne mostrano proprio l'amore profondo che aveva per gli animali. Ne dico una per tutte, che sarebbe riuscì a convincere addirittura Benito Mussolini a fare una legge ad hoc per l'isola di Capri per impedire la caccia agli uccelli. Ecco, quindi un angelo, se così possiamo definirlo, proprio un angelo custode della natura. Parleremo tra poco anche del suo operato, però ecco, il dottor Munthe fu colpito a tal punto proprio dalla bellezza dell'isola da vederne addirittura lo spirito come una figura avvolta in un ricco manto. Ma esiste davvero questo spirito, console, oppure è frutto comunque delle sue opere letterarie? Allora, direi che non c'è dubbio sul fatto che esista. Il genius loci è qualcosa che ogni luogo che abbia una sua caratteristica, un suo profilo, una sua presenza ha. Noi tutti che lavoriamo qui, gli elementi della villa, la natura, l'architettura, rappresentiamo proprio l'espressione di quello spirito che il dottore incontrò. Il libro è stato uno dei libri in assoluto più tradotti al mondo, per un periodo addirittura terzo dopo la Bibbia e il Corano. Ecco, tra l'altro io sto vedendo anche che state effettuando comunque delle opere di manutenzione, ecco, come per esempio i lavori che state effettuando per quanto riguarda il muro a secco. Vedo il giardiniere che sta piantando comunque i fiori, e vedo anche che si sta togliendo il telo antigrandine per quanto riguarda l'agrumeto, quindi tutti i lavori, insomma, che proseguono ampiamente. Assolutamente sì, questo è una specie di organismo vivente, di dove la natura, appunto, e la cultura vanno di mano in mano, ma dove la nostra parte, noi siamo, come dire, come avete detto voi, siamo i custodi, no, di questo luogo di bellezza. Come scrive nel suo libro, che ho iniziato a leggere, insomma, alcune parti davvero interessanti, la sua abitazione comunque non era una semplice abitazione privata, ma la sua testimonianza delle riflessioni e dei sentimenti sulla bellezza e sui grandi interrogativi dell'esistenza. Che vuol dire? Diciamo che è una questione di rappresentazione, parliamo di una rappresentazione di un sogno, descrizione della vita e della morte, l'incontro fra la cultura e la natura, come abbiamo visto anche all'interno della villa c'è Ipnos, c'è la Sfinge, la Medusa, personaggi mitici della civiltà occidentale, che ognuna racconta un pezzo della nostra storia e quindi anche del nostro destino, diciamo. Certo, è vero. Questo è stato il tentativo, credo anche riuscito, del dottore di rappresentare la vita nel suo intero ciclo. Ed ora dal console custode al contadino custode. A te, Patrizio. Spieghi tu a Patrizio cosa stiamo facendo? Sentito? Stiamo scalando un monte. È una tappa importante per gli uccelli migratori in viaggio, ogni primavera e ogni autunno. E tutto questo solo grazie ad Axel Munthe, vero, console? Beh, diciamo di sì, per il suo grande amore per la natura, per gli animali. Addirittura
era tale all'epoca da decidere di comprarsi una montagna intera. Quindi quello che andremo a vedere è l'eredità che ha lasciato a noi, a questi uccellini dolcissimi che vengono qua a riposarsi. Nel frattempo l'uccellino è volato via, ma per Axel Munt, considerato un po' una sorta di angelo custode, tanto per rimanere in tema di puntata, visto che parliamo di contadino custode, non fu semplice comunque acquistare il monte? La proprietà era di dell'ex macellaio, una delle persone più facoltose di Capri, che si era impuntato in nessuna maniera voleva vendere ad Axel Munt questo pezzo di terra, la montagna, insomma. Nonostante gli avesse offerto anche tanti soldi. Assolutamente, le ha offerto cifre inimmaginabili. Il dottore sarebbe stato anche disponibile ad aumentare questa cifra. Non ci fu nulla da fare, provò a difendere questi poveri uccelli con le cannonate, aveva un cannone in modo che si alzassero prima che venissero catturati, poi faceva abbaiare notte e giorno tutti i cani, insomma alla fine disperato se ne va. Cedette. Via. No, Axel Munt se ne andò via dall'isola perché non ne poteva più, ma nel frattempo il vecchio ex macellaio si ammalò. Allora, tornato sull'isola, il parroco venne subito di corsa dal dottore e disse: dottore, venga per favore, aiuti il povero macellaio che sta sul letto di morte. Axel Munt fece un po' di resistenza, infine disse: vengo a una condizione, che il signor macellaio mi prometta di non toccare mai più con un dito gli uccellini che si sostano sulla montagna e di vendermi la montagna al prezzo che vuole lui, ma vendermela. E da quel momento nasce la prima oasi naturalistica. Esattamente, nasce la prima oasi naturalistica che tuttora continua a lavorare a difesa degli animali in collaborazione tra la Svezia e l'Italia, scienziati, università, ornitologi, è un progetto molto molto bello. Grazie a lei, console, immagino che il dovere la chiami. Io intanto vedo i bambini ad Alessio e li raggiungo subito. Ciao, sei tu Alessio? Ciao. Sì, sono io. Naturalista, ornitologo, sì. Che cosa stai facendo? L'estrazione degli animali dalla rete. Come vedi, sono reti molto particolari che utilizziamo per poi apporre all'interno di un sacchettino dove può serenamente respirare. Grazie Ingrid. Serenamente respirare e riposare. Quindi una volta chiuso in questo sacchetto, cosa poi avviene? Togliamo un attimo quest'altro anche. Ce n'è un altro, sì. Non l'avevo visto. Questa è una balena nera, è un migratore. Che arrivano direttamente dall'Africa? Sì, questo sì, questo è un transahariano. Pensa che ha dovuto affrontare tutto un viaggio nel Sahara, in Mediterraneo, per poi arrivare qui a casa. E per poi ripartire e percorrere altrettanti esatto. Chilometri. Vieni a vedere, mi dai una sì, mano? Volentieri. Dai, grazie. Sono rimasta anche, scusate, agganciata alla rete anche io come gli uccellini. Procediamo con mettere la nera. Sì. Allora, questa è una baia nera. Sì. La scheda, ecco qui, ce lo scrivi. Baia nera? Baia nera, esatto. Ti do, gli andiamo a dare la targa. Gli mettiamo delicatamente sulla zampetta. Delicatissimi. Ed ecco qui che ha assunto anche lui un'identità. Un'identità, a tutti gli effetti. Poi bene. Procediamo. E poi però, finito questo procedimento, c'è si passa a tutta una serie di rilievi viene biometrici. Anche misurato. Ecco, ma tutto questo a cosa serve? Loro sono delle sentinelle. Uno studio che è stato pubblicato su Science nel 2006, proprio da dati ottenuti da Capri, perché qui si fa in anellamento dal 1956, quindi sono più di 70 anni di storia, e grazie a questa periodicità noi abbiamo visto che la migrazione si anticipa di anno in anno, di anno in anno, questi sono animali che dovrebbero arrivare tra 15 giorni e già stanno qui, il clima sta cambiando. Questo è un maschietto, vuoi andare via, facciamo sì, subito. Sì. Quindi usiamo il codice vuole 1, essere liberato. Maschio. Oh. Ultima operazione, con un bilancino e poi lo di precisione, lasciamo via. Subito. L'operazione dura in genere un 20 secondi per ogni animale, non di più. Proprio perché dobbiamo, la tariamo, ecco qui, lo mettiamo nel conetto.
10,8. Sì, 10 grammi. Immaginati un animaletto di 10-11 grammi che deve fare migliaia di chilometri di migrazione. Cioè, sono quelle cose naturali. È incredibile. Tu? Volentieri. Passo. Apri le mani. Metti la mano sopra. Eccolo qui. Allora, piccola balia nera, ciao. È andato. L'uccellino è volato, gli abbiamo donato la libertà, ma io volevo chiedere subito alla signora Rosalba che era qui dietro di me con i bambini. Sì, qui, sì, questi di cosa sono, vi occupate? Sono delfini guardiani delle isole e abbiamo il primo gemellaggio che viene fatto in Italia tra due isole importanti, il Giglio. I ragazzi del Giglio sono venuti a trovare i ragazzi Caprese, che sono tutti, hanno percorso un percorso didattico fatto da Mare Vivo che è durato tutto il periodo scolastico e dopo diventano delfini guardiani. Grazie a tutti, ciao bambini! Buon lavoro! Ciao, grazie. A voi! Ciao, ciao. Siamo sempre a Villa San Michele sulla terrazza del caffè in compagnia dello chef Don Alfonso, lo chef famoso in tutto il mondo, quindi non c'è bisogno di presentazione, Don Alfonso, e qui a fianco vedete anche Nicola, il secondo chef. Tra l'altro, Don Alfonso, io so che è la prima volta che tu vieni ad Anna Capri. Ad Anna Capri, a Villa San Michele, è la prima volta che cucini proprio qui. Sì. È vero? Ma sì, ho letto tanto di Axel Monte, che è stato uno dei personaggi che mi hanno spronato nella ricerca di quello che aveva fatto lui prima di me. Bene, allora Don Alfonso, però adesso concentriamoci allora, sì, sulla allora ricetta di oggi. Preparerai, sì, che cosa? Oggi prepariamo una cosa molto inerente al territorio, al periodo. Faremo queste linguine con agrumi e con gamberetti del profondo blu, vedi? Del profondo blu, allora, perché sono stati pescati, tu mi aiuti? Proprio qua. Proprio qua, allora, tra io Capri ti aiuto. E l'isola dei Galli, vedi? Questi sono dei gamberetti, sì, che hanno il loro caviale che è azzurro. Ed è questo veramente speciale, ed è una varietà che esiste, perlomeno per la mia esperienza, io li ho visti soltanto qua. Poi per pulirli mi aiuti tu, una parte, okay, l'abbiamo già fatto, guarda, vedi, togli la testa. Ah, mettiamo qui allora la testa, benissimo, sì, quindi mostriamo anche a casa come si puliscono i gamberetti, per chi non lo sapesse fare, come la sottoscritta, fai così, che non è, sì, molto bravo, pratica. Piano piano, ecco, e si fatto mettono di là. Ecco, allora togliamo, mentre invece Nicola sta già preparando. Nicola sta preparando il fondo, la salsa, che è a base di olio extravergine d'oliva con l'aglio. Bene, allora qui che cosa sta facendo però Nicola? Nicola sta soffriggendo l'aglio con l'olio, ci ha aggiunto ha spremuto di agrumi, sì, in questi casi sono arance e limone, che sta tirando con delle piccole zeste di limoni ed arancio. Queste sono praticamente queste. Del limone e dell'arancio tagliato sotto il mento. Mentre Nicola sta tirando qui il sughetto, quindi vedo che aggiunge olio, insomma è comunque un piatto abbastanza semplice. Quindi la pasta praticamente è cotta, cioè le linguine, sì, quindi si aggiungono mano a mano. Mano a mano. Voglio tirarti. Bene, per amalgamare il tutto, aggiungiamo i gamberetti. Quasi a crudo, perché? Perché l'intensità del limone e dell'arancio si sposa benissimo con questa carne molto profumata e dolciastra dei gamberi. Io direi di fargli anche una spruzzatina di pepe bianco, perché, Questo è il tocco finale del piatto. Sì. Benissimo, allora adesso il piatto è pronto e possiamo, sì, impiattare direttamente. Vedo che è finito anche un gamberetto ancora non sgusciato. No, no, no. Ma quello lo togliamo via. Ecco qua. Ecco. E voilà, il profumino si sente e adesso proveremo anche il gusto di questo fantastico piatto leggero preparato da Don Alfonso e da Nicola. Va bene, allora la forchetta non c'è. Secondo me l'hanno fatta apposta, sì, sì, per non farci farmelo assaggiare, perché dicono che mangio troppo. Ma vedi, ti lascio. Don Alfonso, grazie, vedi, mille, facciamo una grazie cosa. Nicola. Facciamo una cosa. Grazie, ecco qua, non ci faccio mancare mai. Squisito.
Eccoci di nuovo insieme su Linea Verde, sulla costiera amalfitana e a Capri, dove mi trovo io in questo momento. Qui, fin dai tempi dei Romani, veniva praticata la viticoltura, ma fu proprio l'imperatore Tiberio a incrementare questo tipo di coltivazione, visto che era amante del buon bere. Poi tutto però è andato perduto. Ma perché? Allora, qui che accanto a me c'è Andrea. Andrea è un giovane musicista laureato in filosofia che un bel giorno ha deciso di recuperare il vino che, diciamo, era andato un po' perduto, è vero? Esatto, sì, sono diversi anni che la DOC Capri è sparita dall'isola, noi ci siamo presi questa avventura sulle spalle, abbiamo rilanciato questo vino, è un'attività che io ho iniziato soprattutto per amore di questa terra, insomma di questa casa di famiglia. Gigino, che conoscerete tra poco, ormai è un pochino avanti con gli anni. Chi è Gigino? Una persona che ti ha aiutato? Gigino è un bagaglio di esperienza umano, insomma una persona che ha vissuto qui sull'isola tutta la sua vita, insomma credo che le volte che è andato in piazzetta si contino sulle dita di una mano. Qui viene tutto però lavorato e realizzato a mano, è vero? Assolutamente sì, è tutto come era 50 anni fa. Le cassette in spalla durante la vendemmia, abbiamo questo tipo di coltivazione a pergola, quindi le pergole sono alte 4-5 metri, si chiama agricoltura eroica, insomma non a caso, il terreno è diviso su 4-5 pezzi e siamo a 80 metri sul livello del mare, insomma un lavorone. E il tuo vino è un vino biologico? Lo è, in pratica, non in teoria, avevamo all'inizio una certificazione, però per problemi burocratici, avendo noi un tipo di coltivazione di vigna e limoni sullo stesso terreno, ci hanno fatto delle storie, pretendevano che addirittura estirpassimo i limoni e le vigne e li dividessimo su due terreni separati. Una richiesta assurda? Beh sì, insomma, noi abbiamo tenuto a rispettare la tradizione più che a regole un pochino più moderne. Un esempio di questa coltivazione biologica sono proprio queste favette che vedi qui sulla nostra destra. Noi stiamo aspettando adesso che cresca il frutto, dopodiché lo soffriremo e in questo modo otteniamo un concime naturale per il terreno. Beh, a questo punto, Andrea, sono curiosa, non è che me lo faresti assaggiare? Molto volentieri, andiamo. Allora, bisogna solo aprirlo, Andrea? Assolutamente sì. Ma è lui il signor Gigino? È proprio lui. Venga qui, venga, venga pure. Salve. Ma grazie. Signor Gigino, ma come sono cambiate le cose qui a Capri, nell'agricoltura caprese in 60 anni? È cambiata molto l'agricoltura a Capri, perché tutte le fonti caprese buone sono tutte distrutte adesso. Ecco, signor Gigino, ma lei è uno degli ultimi custodi proprio della tradizione caprese. Sì, sì. Ma è vero che lei non ha mai lasciato Capri? No, mai. Ma non le piace il mare? No, il mare sì, poco, non tanto. Vabbè, è come uno dei protagonisti, non tanto. Come uno dei protagonisti del film La leggenda del pianista sull'oceano, il libro. Film tratto dal libro di Baricco. Va bene, allora, signor Gigino, facciamo subito un brindisi. Prego. Andrea ha preparato i bicchieri, prego, a lei. Grazie. Ecco, qui, benissimo. E allora, mentre noi facciamo il brindisi, a voi e alla vostra azienda, a Cassatoville. No.